numero 20 Esposito, e quindi Lepore Alessio. Nel frattempo le due formazioni già dato il via, calcio d'inizio, c'è Parente subito e gira sulla corsia per Milito. La palla è per lo stesso Parente, ancora per Milito, quindi c'è il recupero palla da parte del Marigliano, ancora Milito. Cerca in verità. Melito gira per Marrone, destro sinistra invece! Il nostro bomber tenta di destra e poi di sinistro, la mette nel sacco! Dopo 4 minuti, Cussavellino 1, Marigliano appena da poco fatto 18 anni, c'era un fallo grosso quanto una casa e l'arbitro dice di tranquillarsi, attenzione, ancora Marrone, luci miei! Una rovesciata spaziale su assist di Balestrieri! Il nostro bomber sigilla una doppietta fantastica dopo appena 7 minuti! E l'ultima pedalata, ancora Rizzo invece! Il nostro Rizzo! Parte Mariano, rete, nulla può il buon Rizzo, tutto è pronto, si ricomincia con Parente, Marrone, Erba, c'è il fischio da parte Parente invece, eccolo qua il sigillo del divino, e c'è il 3-1, giustamente anche il pubblico incita e vuole qualcosa in più. Marigliano, attenzione a Visconti, Meleto con una tenaglia, attenzione a Madonna, e c'è un regalo insperato proprio alla Madonna. Reattivo, infatti eccolo qua che ci sente, la gira per Balestrieri che se ne va, ce la può fare il gol invece il nostro folletto magico Roberto Balestrieri. Finalmente movimenta questa gara, è in uno slalom gigante invece tra i paletti, sigilla il 4-2. Siamo troppo fermi, attenzione a Mariano, mettiamo una musica, c'è Parente, ottimo l'1-2, ancora Parente, Marrone, Parente amici, duetto dei gemelli del gol, destro, sinistro e palla nel sacco. Cussavellino 5, almeno per il momento Marigliano messo nell'angolo 2, ottimo il duetto, il tip tap, bastano 2-3 minuti fatti bene e il Marigliano si scioglie come la neve al sole. Ottimo Marrone invece, mette il portiere a terra e poi d'interno destro il nostro bomber sigilla il 6-2 ed una tripletta personale che poco ci manca, arriviamo a 50 gol anche questo campionato. Chiude con un risultato secco di 6-2, pertanto a meno 2 gare dalla fine della regular season i playoff sono più vicini. Nel frattempo le due formazioni schierate al centro del rettangolo per il saluto finale. Sì, per noi era una partita che dovevamo vincere obbligatoriamente per perseguire l'obiettivo dei playoff. Loro chiaramente, essendo già nei playout, giocavano probabilmente per migliorare la posizione, di conseguenza c'è stata partita vera e probabilmente siamo stati ingenui noi a sbagliare sotto porta delle occasioni nel primo tempo facili che ci potevano portare ad un vantaggio migliore in modo da gestire la gara con più tranquillità. Loro sono riusciti a rientrare 2 volte in partita, onore a loro, però bravi noi che comunque ogni volta che loro rientravano in gara poi riprendevamo il largo e alla fine insomma è andata bene.